Buongiorno a tutti, siamo in compagnia di Frank Terhorst, responsabile mondo per il settore ortaggi e frutta di Bayer Crop Science. Buongiorno. Buongiorno. Cosa vuol dire per te sostenibilità? Cosa vuol dire per la tua azienda sostenibilità e perché siete qui in Fruttologistica? Allora, per noi sostenibilità significa soprattutto due cose. Uno è offrire un pacchetto di soluzioni che soddisfa le esigenze del produttore innanzitutto, quindi bisogna investire nei nuovi prodotti, quindi innovazione è la parola chiave. Però la seconda cosa è altrimenti importante, bisogna bisogna lavorare insieme lungo la filiera e proprio capire le esigenze anche per chi poi compra i prodotti dei produttori. Per questo progetti tipo Magis, ma anche questa fiera qua, che è il più grande incontro del mondo, ecco, del nostro settore, sono così importanti per noi per capire cosa sono le esigenze della filiera. Quindi non solo più prodotti efficaci e con una garanzia di qualità sia per quanto riguarda il produttore e il consumatore, ma una vicinanza di Bayer a chi produce e chi utilizza i prodotti. Ma attraverso Magis come fate ad essere più vicini al consumatore e anche dei vostri prodotti che è il produttore dell'alimento? Allora, Magis è un progetto molto interessante perché mette insieme proprio le eccellenze non solo della Bayer ma di tutta la filiera per ottimizzare il prodotto e per anche avvicinare i produttori con chi poi anche vende direttamente al consumatore. Questo oggi come oggi è molto importante perché solo chi esattamente soddisfa le esigenze del consumatore può anche avere successo. Ma il consumatore cosa vuole da un prodotto ortofrutticolo? Allora, il consumatore innanzitutto richiede la qualità, però non sa molto del mondo dell'agricoltura e non sa molto diciamo anche dei dettagli, quindi va aiutato, bisogna spiegare anche questi prodotti, ma bisogna anche convincere il consumatore con la qualità e secondo me questi due punti sono due pilastri fondamentali del progetto Magis, quindi bisogna anche investire nella comunicazione ma con un prodotto di una qualità alta. Bayer, multinazionale tedesca, ci troviamo qui a Berlino. Ma il Magis avete deciso di sperimentarlo e portarlo a termine in Italia. Come mai questa scelta? La scelta era molto semplice perché innanzitutto c'è un grande focus, quindi una grande dedicazione della nostra organizzazione già per sempre al settore ortofrutta. Secondo, in Italia c'è una disponibilità anche della filiera di cooperare. Siccome c'è questa lunga tradizione già di lavorare insieme con i nostri partner, per noi era abbastanza ovvio di prima pensare all'Italia per farlo. Bene, grazie Frank Terhorst, colgo anche l'occasione della tua parola assieme per evidenziare qual è anche il vostro slogan, lavorare assieme per un'agricoltura sostenibile. Grazie per il vostro impegno anche per il mercato italiano e buona permanenza qui in Fruttologistica. Grazie a voi. Ivano Valmori, Agronotizie, Berlino.